Sempre dal pochissimo di Fossano, siamo in compagnia di Riccardo Romani per commentare la vittoria del Fossano sull'Albese. Allora, oggi per voi era fondamentale vincere per non rimanere in fondo alla classifica e riavvicinarvi alle zone alte. È arrivata una vittoria e sono arrivati anche segnali incoraggianti a livello di gioco e di tenuta mentale durante la partita. Sì, ci volevano 3 punti, ci voleva una prestazione importante come è stata, penso, perché arrivavamo da qualche partita un po' sottotono, da risultati che non stavano andando come speravamo e come ci aspettavamo, quindi dovevamo cambiare un po', invertire un po' la rotta, però penso che oggi abbiamo dato delle risposte importanti, come abbiamo sempre fatto, penso anche gli altri anni, quando siamo stati un po', tra virgolette, sotto pressione, non da parte di chi c'è intorno qua, perché non c'è mai nessun tipo di problema né tra di noi né con la società o col mister, però anche solo a leggere magari qualche giornale o qualche così che parlava un po' esagerando, secondo me, però ci sta. Poi l'importante è dare risposte qua sul campo, penso che oggi le abbiamo date, abbiamo visto anche gli altri risultati. Si può essere primi una domenica e penultimi la domenica dopo, quindi va bene, viviamo domenica per domenica, l'importante è sapere la nostra forza, sapere i nostri limiti, lavorare per migliorarci come stiamo facendo e poi vedremo dove arriveremo. Ecco, un segnale importante è stato soprattutto quello mentale, no? Perché quello che è mancato forse nelle prime giornate è un po' di concentrazione, un po' di cattiveria, e quest'oggi siete riusciti comunque a rimanere sul pezzo per praticamente tutta la partita, anche dopo aver preso il 2-1 comunque siete riusciti a stare sul pezzo appunto e soffrire e portare a casa questa partita, quindi una cosa importante sotto questo punto di vista, un buon segnale, perché insomma quello che si era visto nelle prime giornate, qualche preoccupazione comunque l'ha data. Sì, no? Sì, come ho detto, non siamo partiti come speravamo e soprattutto come ci aspettavamo e come potevamo partire, perché poi penso che nelle partite precampionato, nella preparazione, anche se sono solo amichevoli, però abbiamo affrontato squadre di livello superiore, di categoria superiore, comunque come il Cuneo, sì, il Bra, il Chieri, la Juve Primavera, e abbiamo fatto partite importanti e quindi la partenza non è stata quella che ci aspettavamo. Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa, poi sicuramente il fatto di essere tanti ragazzi nuovi ha influito, perché comunque ci va un adattamento. Il primo anno che abbiamo iniziato qui, 3 stagioni fa in promozione, eravamo una squadra tutta nuova e fino a dicembre si è faticato, ma perché ci si deve trovare, ragazzi nuovi, giocatori nuovi, ci si deve ambientare, adattare a un sistema di gioco particolare, nel senso che da altre parti vedo poche squadre che provano a proporre calcio come proviamo a far noi, quindi ci sta un periodo di adattamento, di ambientamento. Poi penso che le cose possano andare solo meglio col modo che abbiamo di lavorare, di allenarci e la serietà di tutti i ragazzi nuovi, di come si lavora, e penso che si possa solo andare a migliorare, quindi siamo sereni, tranquilli e ci godiamo questi 3 punti che sono importanti. Ultima cosa sulla partita che vi aspetta settimana prossima, cioè la trasferta a Cornigliano. Cornigliano che ha fatto sì 9 punti, però con risultati molto molto altalenanti, quindi ancora una squadra difficile da capire. Secondo te che partita sarà? Anche perché in caso di vittoria avreste la possibilità di, diciamo, reinserirvi a pieno titolo nel gruppone. Sì, diciamo che cerchiamo di non guardare la classifica per adesso, perché come dicevamo prima, una domenica sei a 1 punto dalla prima, la domenica dopo sei 2 punti sopra l'ultima, quindi per la classifica conta relativamente, soprattutto all'inizio. Sappiamo che domenica andiamo a affrontare una squadra, penso senza dubbio la più forte, forse come Rosa, giocatori esperti, giocatori importanti, c'è Manasi, Avrignanese, Corradino, Erbini, Rubin, cioè giocatori di categoria addirittura superiore, quindi sappiamo che quella che andremo ad affrontare è una squadra fortissima, con giocatori importanti. Oggi però abbiamo trovato questi 3 punti, quindi vogliamo continuare sulla strada che dobbiamo seguire, che è questa. Quindi ci prepareremo tutta la settimana per farci trovare pronti e sapendo andare a affrontare una partita importante contro una squadra importante. Poi la classifica guarderemo più avanti. L'importante è tenere questa attenzione, questa concentrazione, cercare di giocare bene come abbiamo fatto oggi. Su questa strada possiamo toglierci soddisfazioni.